Qui siamo praticamente a celebrare, a festeggiare l'uscita del nostro primogenito, del primogenito di questa collana. Il secondo è il signor Pellegrino Artusi, che ha avuto la grandezza di raccogliere, sperimentare, scrivere, pubblicare, diffondere le straordinarie ricette che fanno parte appunto della scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Dulcis in fundo, il terzo grazie proprio di cuore è al signor straordinario Paolo Poli, che ha letto con sapienza, umanità, intelligenza e grande senso, insomma, dello humor questo straordinario libro. Buon ascolto, grazie a tutti. Che dici Paolo? Gli raccontiamo un attimo chi era Pellegrino. Pellegrino Artusi. Perché Artusi tutti lo conoscono, ma viene fuori il libro. Però dietro a questo libro c'era questo personaggio che è vissuto alla fine dell'Ottocento. Il libro è datato 1891. Però lui aveva cominciato a scrivere già dagli anni 50, quando si era trasferito in Toscana dalla natia Romagna, dopo un episodio tremendo, vero? Ma perché passatore cortese, non fu cortese con lui perché avevano un negozio di articoli vari, spezie, e entrarono dentro e fecero manbassa. Aspetta, di più, gli presero le sorelle, per questo. Cosa vuoi che sia? Ma una diventò matta da un manicomio. Sì, la mia mamma è stata presa dai tedeschi in tre. La trombarono, eppure non è diventata matta, si vede che aveva pendenza. Comunque fuggì, la famiglia fuggì da Forlimpopoli e si ritrovò in Toscana perché se la sentiva come una terra più sicura, più tranquilla. Passò da Livorno un paio d'anni, stette, e poi prese e disse no, vado a Firenze. Non divenne un banchiere come tanti hanno detto, perché lui dice mise su banco, ma no, io all'inizio pensavo fosse uno mezzo strozzino, era questa un po', invece poi è venuto fuori che lui mise su un banco di sete, di stoffe, quindi poi era un... In via dei Calzaiuoli, che è una via importante di Firenze, aveva un negozio di sete. Sì, di stoffe. E si accorse che il commesso fregava dei tagli di seta e li metteva in un cassettino nascosti, e quindi da quello si capisce, perché ha scritto anche una sua autobiografia bruttina, che c'è un gatto. Allora si vede da queste annotazioni che era tirchio, molto attento, sì. Molto attento, però poi se leggete le sue ricette vedrete che lui adopera duetti di tartufo per la ricetta, per esempio. Ovviamente era tirchio, ma insomma non in cucina largheggiava perché era goloso. Allora lui comincia la sua attività di letterato di insuccesso con due saggi, uno su Foscolo e uno su Giusti, che sì, si pubblicò a proprie spese, ma che non piacquero, non ebbero esito. Allora cosa decise, come succede anche oggi, chi non sa fare altro figlia si butta in cucina tipo mezzo. E quindi lì lui aveva cominciato a diciamo però a fare un lavoro preciso, perché non era né era un cuoco né era solamente un godurioso gourmet, come si potrebbe dire oggi, era una persona attenta, e lui aveva capito dell'importanza della lingua soprattutto, che fatti gli italiani bisognava unificare l'Italia anche a tavola, e questa è stata la sua grandezza, sì. E per quello poi questo libro è diventato, diciamo, una Bibbia popolare quasi, no? E più dei Promessi Sposi è stato letto dalle casalinghe, ecco, perché i Promessi Sposi io ho insegnato solo un anno al liceo, ma me lo sputavano, una noia mortale, loro volevano, perché è credibile Don Abbondio, tutti i cardinali, perché il Manzoni aveva studiato in Francia con la mamma Giulia Beccaria e aveva studiato i grandi moralisti francesi,
ma il popolo non lo conosceva, lui andava a tavola apparecchiata. Quindi Renzo e Lucia sono personaggi pallidi, poi abitano nel lago di Como e parlano in toscano, che è un falso in atto pubblico, ma insomma non importa. La stessa molla l'aveva fatta Artusi, il fatto di sciacquare i panni in arno, come sì, dice Manzoni, lo fa anche l'Artusi. Viene e scrive in italiano, in toscano, in una lingua che lui pensa che sarà quella piacevole poi per le famiglie. Perché comincia, la cucina è una bricconcella e spesse volte fa disperare. Così è un incipit meraviglioso, è quasi come quello di Pinocchio. Pinocchio era di 10 anni prima, era dell'80. Anche Pinocchio è meraviglioso. C'è una volta un re di rane di... no, un pezzo di legno, ma non un legno pregiato, un legno da catastro, insomma, bellissimo. Mentre il finale è proprio una scoreggia, perché l'ha fatto l'editing, che ha scritto le novelle della nonna, Emma Parodi, e siccome è uscito Pinocchio a puntate sul giornalino, ogni puntata ci voleva un cattivone che diventa buono, ci voleva una riflessione morale, perché eravamo nell'Ottocento, anche coglioni, l'Ottocento era il secolo del sesso e questo è quello della cucina, una rottura di coglioni. Io quando mi fanno mangiare mi spiegano come hanno fatto, oddio, non lo voglio sapere. Questo però non è subito, anzi, questa è una cucina di casa. L'Artusi rinnegava i fuochi da baldacchino, quelli dei grandi ristoranti, quelli appunto la fanno consulente, come dice lui. E qui c'è una cucina che si rivolge direttamente alla donna che sta in casa, e in questo libro, che ha avuto varie vicissitudini, perché è nato appunto, come diceva Paolo, nel 1891 con 580 ricette, fai conto, e l'ultima edizione dell'anno della morte di Pellegrino, nel 1911, di ricette ce n'erano 790. Questo perché? Perché lui aveva cominciato, intanto se l'era stampato a spese proprie, sì, e poi lo vendeva lui via alla casa tramite le poste. Sì, c'aveva un galoppino che andava alla posta e lui gli arrivavano le lettere con l'assegno dentro. Bene. Gli piacevano i soldi comunque a questo. Sì, vabbè, ma insomma, poveretto, ha rischiato di persona, ha fatto proprio bene. Abitava in Piazza d'Azeglio, Firenze, e a piano terreno c'aveva questa specie di ufficio, perché ha trovato un... sa, Firenze in quel momento era una città importante per le edizioni. Chi ha fatto stampare a Firenze il suo romanzo? Lorenz, non quello d'Arabia, quello del sesso, l'amante di là di Chatterley. È uno stampatore che non sapeva l'inglese, quindi il romanzo uscì pieno di sbagli, ma non importa, fu un successo grandioso. Beh, con la porcellona che corre e viene inseguita da giardiniere, no? Che gioia! E quando si regalano le mutande sudice per annusarsele in solitudine. Geniale, geniale. Belli anche gli altri libri, ma l'amante di là di Chatterley. Poi lui si chiama John, mi pare, e lei Jane, vero? Lady Jane, sì. E si scrivono le letterine a nome del sesso, che ce ne due di Lorenz, uno d'Arabia e uno del sesso, l'ha detto Arbasino, si può dargli ascolto. Io l'ho letto con piacere, certo, 800 ricette, ne potevo più. Prendete 700 grammi di farina d'Ungheria. Però non c'è solo questo, mia Paolo. No, no. Lì dentro ci sono degli aneddoti, le storie, lui è molto attento, ti racconta varie situazioni, non è un manuale. Anche aneddoti, no. C'è quel capitolo sul caffè che può sembrare una commedia di Goldoni. E poi c'ha degli incipit anche lui, simpaticissimi.
fatevi avanti, signor Polpettone. Lo so che non siete importante, ma... E poi dice, ben venga la signora Macedonia, che io chiamerei con un paesano miscellanea di frutta in gelo. Meglio Macedonia, diciamo. Si fa più stretta. Scusa, perché hai letto, carino, quando per ritornare al discorso della lingua, sì, lui scrive in un italiano piano, si è detto in italiano. E invece all'epoca, ora Paolo vi dice come venivano scritte le ricette. Questa qua. No. Abbragiato. Mi tocca mettere gli occhiali. Ma sei più bello. Oddio. Dite la verità, è più bello. Sì. Oh. Ce l'ho. Onorevole signor mio, ella non può immaginare che gradita sorpresa mi abbia fatto il suo volume, dove si compiacque di ricordarmi. Io sono stato e sono uno degli apostoli più ferventi ed antichi dell'opera sua, che ho trovato la migliore, la più pratica e la più bella. Non dico di tutte le italiane che sono vere birbonate, ma anche delle straniere. Ricorda ella il Vialardi che fa testo in Piemonte? Grillo abbragiato, la volaglia spennata si abbrustia, non si sboglienta, ma la longia di bue piccato trifola cesellata e di giambone. Oddio! Questo era! Pensa se ti si faceva leggere un libro rosso. Sì. Oh, era peggio per tutti, anche per... E invece lui comincia... Molti leggendola diranno, oh che minestra ridicola, spaghetti da quaresima. Questi crostini sono di facile fattura, belli a vedersi e discretamente buoni, crostini fioriti. Questa ricetta sa di poco, zuppa di lenticchie. Ma carino! Come mi ripugna di dare alle pietanze questi titoli stupidi e spesso ridicoli. Canapè. Questo è un fritto molto semplice, però pare incredibile. Non tutti lo sanno fare. Carciofi fritti. E così via, ma è proprio carino. Eppure per il popolo e per chi non ha paura della ventosità, è un alimento poco costoso, sano e nutriente, farina dolce. La farina di castagne sembra, e lui non si vergogna neanche di dare consigli per le ventosità. Li chiama di igiene. Di igiene, sì, articoli di igiene. Per quello fu elogiato da Paolo Mantegazza, senatore del Regno, che aveva scritto L'igiene dell'amore, libri che quando anch'io ero giovane si leggevano come il pane, perché c'erano le malattie venere, ci si vergognava andare alla farmacia a comprare i preservativi, bisognava andare di sera quando c'era solo il farmacista, ma alla signorina non si poteva chiedere il preservativo. Non è cambiato tanto, perché no, tutta io ne compravo tanti e li portavo alla università, che ci avevo i frati, i preti, che si vergognavano, e io glieli passavo, e dicevo, no, mi hanno voluto bene. Andrei in paradiso per questo. E poi sono distribuite le ricette in maniera giudiziosa. Prima c'è i primi, tutte le minestre, le pasta asciutte, poi tutti i secondi, poi c'è i fritti, poi c'è gli umidi e poi i dolci con tutte le varie creme. L'altra sera il gelataio è andato a cercare la crema di vaniglia, perché c'è uova, latte, insomma, sì, e poi anche coriandolo, che invece ora non si chiama più coriandolo. No, si chiama. Si chiama coriandolo ancora. Sì. Tu lo metti?
No, poco, perché secondo me è troppo forte. Però va ricordato che Artusi era figlio di un commerciante di spezie. Sì. Lui le spezie le conosceva e le usava anche tanto. E anzi, l'ultima ricetta, la numero 790, è proprio una ricetta di spezie. Allora, io l'ho fatta fare, me la sono fatta fare da uno speziale, da così ancora, e vi assicuro che dà a tutto il profumo dei piatti che faceva, ora ti dirai che palle, sì, la mia nonna faceva dei piatti che avevano questo profumo, perché questo librino qua è stato proprio uno dei, è entrato nella dote delle donne, era uno dei doni di nozze più ricercati, e anzi a questo vi farò, vi posso dire, faccio vedere una cosa carina. Secondo me, guardate quello che c'era a casa mia, ecco, questo è l'Artusi dopo quattro generazioni. Ora col DVD, col CD questo non succede, beati voi. Quindi ecco, insomma, io ho imparato a leggere sull'Artusi perché avevo scoperto che con il risotto si fanno le frittelle di San Giuseppe, e come vedevo il riso, finché la mia nonna non mi faceva le frittelle, e così con un ditino a 5 anni riso ho imparato a leggere e scrivere da me, perché la mia nonna era un genio, anche lei mai andata a scuola. Dice: ma Paolo, vai in Germania, è facile, tu vedi il pane, c'è scritto Brot, vuol dire che è quello. Semplificava, capito? Perché poverina, era famiglie poverissime. Lei è andata a fare la balia al duca Massari, e mio zio, quello più piccolo, invece ha bevuto il latte di mucca. Per quello la mia mamma maestra, la mia zia ragioniera, e lo zio, duro come il muro, camionista, perché la mia nonna brava ha fatto la dote alle femmine e a mio zio gli ha comprato un camion, proprio allo scoppio della guerra d'Africa. E mio zio è andato in Africa, hanno requisito il camion, hanno fatto fare la guerra, è stato 11 anni in prigione in India degli inglesi. Però ho fatto proprio bene. Ma anche Missoni dice: Paolo, io mi sono trovato a Ela alla Main, ho alzato subito le braccia, e tutto in prigione anche lui. E allora in prigione un suo collega faceva il cuoco, allora quando veniva qui a Roma Missoni si andava insieme in via vicino a Piazza di Spagna, dove c'era un bel ristorante famoso, di cui non farò qui la pubblicità, e dove in cucina c'era questo amico, e sicché si mangiava qualsiasi cosa, anche le più prelibate, a tasso zero, perché non ci facevano neanche pagare. E allora poi in fine tavola mi sono fa, dice: Paolo, com'era quella canzone? E tutti a campare, va a non tornare, se per la patria bella. Sai, tutte canzoni di guerra, questa la cantava Milly in un film, Amo te sola, ma com'era carina. E poi spiritosa. E allora mi ha regalato tanta musica lei. Vedo, è stata dimenticata troppo presto. C'era, ma è come anche scrittori moderni. Moravia, chi lo ricorda più adesso? Quando si legge Arbasino pare di leggere una roba straniera, perché ormai anche la lingua si è afflosciata a forza di non adoperare più le parole importanti, si perde anche il vocabolario, anche delle cose toscaneggianti ma spiritose. Poi dice: da noi in Emilia Romagna si chiama così, a Bologna non si capisce perché lo chiamano così, e ci dà anche la versione bolognese, perché era molto amico di Olindo Guerrini, che era il segretario della biblioteca, quella più importante, l'Archiginnasio di Bologna, e si scrivevano.
che vai cercando? No, cercavo, perché mi fa ridere, perché lui mette all'inizio del volume spiegazione di voci che, essendo del volgare toscano, non tutti intenderebbero. Sì. Però in effetti mette anche, vabbè, cipolla perché è il ventriglio dei polli, però crema pasticcera, la cipolla del pollo, filetto, per dire i nomi particolari, frattaglie, fumetti. A me mi davano i fagioli del pollo, perché ero il primo maschio di famiglia, sì. E le palle del pollo, del caponcino. No, il capone non ce l'ha. No, è galletto. Mi sa che i fagioli però sono i reni, non sono le palle. Scusate, non sono parlato. Tu dici i reni? Sono quelle due pallettine marroni che anche a casa mia c'è la corsa a chi ne vogliamo. E poi c'erano le sorelle, invece avevano la cresta e i bargigli. Oppure ora le gambe, no, perché se arriva il pollo già pulito, già pronto, sì, come se fosse fatto in con la pancia, col buco per metterci il limone. Allora, l'Artusi lo sa, c'è una cosa che ho visto proprio oggi e che fa pensare un po', quando lui dice che... Perché tutti dicono, ma le ricette di Artusi sono pesanti, perché no, lui usa lo strutto, il lardo, ma insomma, è vero, basta, quando uno legge strutto e lardo ci mette olio e siamo da capo a tutti. Però lui dice, aspetta, ecco Don Paolo, questo, le pietanze. Sì, le pietanze pur anche vanno soggette alla moda. E come il gusto dei sensi varia seguendo il progresso della civiltà, ora si apprezza una cucina leggera, delicata e di bella apparenza. E verrà forse un giorno che parecchi di questi piatti da me indicati per buoni saranno sostituiti da altri assai migliori. I vini sdolcinati di una volta hanno lasciato libero il passo a quelli generosi ed asciutti, e l'oca cotta in forno torno a ballare a Berlino, e ricordi com'era come vuoi, sì, io ho visto Marta Abba, mediocre attrice, però deve essere stata molto bella da giovane, era la ganza, e la moglie di Pirandello, che era pazza, gli usciva le mutande ai pantaloni perché quando andava dalle attrici non tirasse fuori il pisello. Pensate, no, non vi sposate mai, ragazzi. No, lo dico perché mi presentano il compagno, speriamo, perché io vi ho portato in comune a sposare e mio nipote di Firenze, dopo 7 anni, ora tocca pagare gli alimenti, le robe, e questa volta ho detto io non vi posso in comune, dateci da soli, perché basta così, perché c'è i figlioli di primo letto, di secondo letto, ecco, i poveri nonni, dimmela. L'Artusi, questo da Loretta, non si è mai sposato, ha avuto un sacco di cameriere che secondo me... E le montava lui... sopra. No, devo dire un'altra cosa. L'ultima è stata sta Marietta, alla quale lui dedica anche una ricetta, il panettone della Marietta, e lui dice ancora più buono di quello di Milano. Effettivamente noi l'altro giorno l'abbiamo fatto, sì, ed è davvero buono, vi consiglio di provarlo per questo Natale. Ma queste donne che gli giravano in casa erano quelle che lui metteva ai fornelli, perché si è detto lui non era un cuoco, era solo uno parecchio fissato sul cibo, e rifaceva fare la ricetta in maniera, cioè anche 5-6 volte contava ogni cosa. E questi signori in casa, secondo me, sì, lo tenevano compagnia. Lasciate bollire per 3 ore ad agio, adesso non si può più. Chi è una donna che fa 3 ore alla pentola?
mi ricordo ancora, mia nonna dice: Paolo, sventola. E sventolavo la carbonella e poi i coperchi delle pentole avevano come un un torno, avevano come un riparo per mettere la carbonella anche sopra il coperchio. Quando non c'erano i forni, questo serviva. È chiaro, 3 ore. Ora lui, sai, se accende il gas, boom, in un attimo viene quella fiamma enorme e ti rosola tutto. Ma all'epoca di Artusi, si parla appunto del 1000 alla fine dell'Ottocento, tutto questo ancora non c'era. No. Ecco. Lui, tra l'altro, a un certo punto, perché pare che ora se fai una cosa diversa da quello che c'è scritto lì, ti dicono: ah, ma non è vero, non è così, non si fa così. Invece lui si era reso conto che la cucina, come tutto, è una roba in divenire, una roba che cambia. Tant'è che dice: se io sapessi che ha inventato il forno elettrico, gli farei a mie spese, e si è visto quanto è tirchio, un monumento. In questo secolo di monumento mania, come la chiama lui, io gli farei un monumento, perché il forno elettrico è la salvezza. Sì. E se lui non ha conosciuto quello con Derziane, il microonde, gli fa impressione. Figurati se vede ora quello che fa Ferrano Adriano, tutta l'altra roba. È già passate di quelle mode, sono già passate, sì. E non rimane poco di quella roba là, per fortuna nostra. Quindi il nostro Artusi era avanti davvero, perché lui ha interagito con il suo pubblico, con le sue signore, e come si è detto, aggiunge via via le ricette che gli mandava il signore di Milano, la signora Garisenda, piuttosto che quello o quell'altro. E molte anche quelle di Guerrini, che Guerrini è... Olindo Guerrini. Olindo Guerrini era di vicino a Ravenna, un paesotto, sai, Sant'Angelo, quelle robe lì. E poi allora faceva delle poesie che lui riteneva simili all'Ariosto. E si chiamava in questo caso, perché lui c'era... Aveva tre nomi. Olindo Guerrini firmava, sai, fiume che scende giù dal Bolognese, fiume dall'acqua cristallina e cheta, oh caro fiumicello del mio paese, tu sol m'hai fatto diventare poeta. Olindo Guerrini. Poi invece, quando faceva il satanico, si chiamava Stecchetti. Lorenzo Stecchetti. Lorenzo Stecchetti, sì. E mio padre gli piacevano molto le sue poesie sataniche, sai, il canto dell'odio, quando tu dormirai dimenticata sotto la terra grassa e la croce di Dio sarà piantata ricca sulla tua cassa, quando ti colerà marce le gote tra i denti malfermi e negli occhiaie tue fetenti e vuote brulicheranno i vermi, per te quel sonno che per altri è pace sarà strazio novello e un rimorso verrà freddo, tenace, a roderti il cervello. Io sarò quel rimorso, io che cercando nella notte cupa l'amia che fugge in chi, verrò latrando come latra una lupa. Io con quest'ugna scaverò la terra per te fatta letame e il turbelegno schioderò che serra la tua carogna infame. Oh, come nel tuo cuore ancor vermiglio sazierò l'odio antico, oh con che gioia affonderò l'artiglio nel tuo ventre impudico. Sul tuo putrido ventre accoccolato riposerò in eterno spettro della vendetta e del peccato, spavento dell'inferno, e dall'orecchio tuo che fu sì bello sussurrerò implacato detti che bruceranno il tuo cervello come un ferro infocato, quando tu mi dirai: perché mi mordi e di vedermi imbevi? Io ti risponderò: non ti ricordi che dai capelli avevi? Non ti ricordi dei capelli biondi che ti coprian le spalle e degli occhi azzurrissimi e profondi, pieni di fiamme gialle? Non fossi tu che nudo il petto agli occhi altrui porgesti? E c'era una volta là Borboni in platea. Sì. Perché lei la commedia era talmente brutta, io l'ho letta, Alga Marina.
Ecco, Alga di nome e Marina di cognome. Orrenda. Allora lei cosa faceva? Aveva i capelli, li scostava e faceva vedere i capelli, e poi li ricopriva quando gli attori si rigiravano e tutti gli applausi venivano a lei. Carina. Come si dice questo in teatro, la carrettella? Come la chiamo? Sì. Questo modo di... Carrettella? No, la carrettella non è questo. La carrettella è qua, è quella che c'aveva Mussolini, il Berignao. Dice, italiani, al di là degli oceani, che era la versione di Nunzio Filogamo. Cari amici vicini e lontani, ovunque voi siate, e Mussolini subito gli copiò. E al di là degli oceani, perché erano andati emigranti, capito? E poi c'è l'artefice, l'Iddio giusto che vive nell'anima dei giovani popoli ha scelto, vinceremo! Vedo? E quando si fa la forsettina e poi la parola importante lasciata illuminare tutta la frase. Erano quei trucchi che non ci sono più perché, sai, prima, quando facevano compagnia a Bologna, ecco perché la Settimana Santa portava male, perché si scioglievano le compagnie e la Settimana Santa stavano lì in attesa di trovare una nuova scrittura. Il color viola per questo. E il color viola porta male per questo, sì. Erano i paramenti sacri che coprivano. Sì, come dice il Manzoni, ha scritto, e non gli piacevano a Carducci, però... noi a scuola si studiavano via coi palli disadorni il color della viola l'oro usato a splendor torni, capito? Sì, qual masso che dal vertice di lunga e tramonta noioso il manzo. Però ragazzi, ha imparato l'italiano sul vocabolario del Cherubini, dal francese in italiano. E quante volte l'ha riscritto quell'orioso libro? 3 volte. L'ultima è la quarantana, nel 40, ecco. E poi c'era un altro grande linguista che io ho preso per il culo nel giorno della laurea, perché c'avevo nella mia, come si dice, quelli che mi esaminavano la tesi, nella commissione, c'avevo... Bruno Migliorini, grande linguista, e allora gli dissi, ma guardi che nessuno aveva letto il mio libro, 1000 pagine su un autore dell'Ottocento francese di teatro, la parigina che faceva sempre lì la Brignone, con Gianni Santuccio faceva il marito, un altro faceva un amante, un altro amante, perché una donna meravigliosa che tiene a posto 4 uomini contemporaneamente. E Laura Betti faceva la cameriera. Dice, signora, oh che bel braccialetto, lei non lo mette mai, me lo regala a me? Grazie. Perché aveva sentito delle cose compromettenti e quindi si faceva regalare il braccialetto. Poi dice, domani viene mio cugino dal paese, vorrei andare fuori tutto il giorno. Sì, va bene. La padrona veniva ricattata. Ma com'era brava Laura. Io non sono andato a vedere questo film su Pasolini perché mi stringe il cuore. Sono andato a trovare Franco Zeffirelli e lo vedo sulla carrozzina a rotelle. Dio mio, tutta la mia generazione scompare, è venuta a trovarmi Milva, dice Paolo, ho avuto un ictus nel cervello, non mi ricordo più, né la musica né le parole. Che orrore! Mi auguro che voi invece vi mettiate in cucina a fare i piatti una volta tanto, una cosa esatto. Buona. Non è tempo perso. No! Vero? Se no io mangio pane e formaggio, che se ne frega. Quindi qui veniamo da Bizzarrici, si è detto ce n'è 790 di ricette, basta un dito, si pigia, poi si ascolta e nel frattempo si spadella.
Vi assicuro che lui mangia, non è vero che mangia pane e formaggio, posso assicurare, che mangia tutto ed è goloso, anche se non sembra. Lui mangia e io ingrasso, no, mi ricordo. Abbiamo fatto questo patto. Quando venni a casa tua tutti mangiavano le porci e io mangiai solo gli asparagi, perché tu mi portassi... Perché è elegante. No, ma poi gli asparagi, come si chiamava, Edouard Manet, quando era malato e non poteva più alzarsi e stava nel letto, ha fatto dei vasini con un fiorellino e poi c'è un mazzo d'asparagi che ti strappa il cuore, con i gambi un po' bianchi e poi le puntine, che bellezza! E io quelli ho voluto da te, perché mi ricordavo che l'Artusi ci mette in guardia, perché dopo aver mangiato gli asparagi l'urina ha quell'odore tipico. Allora dice, ma è semplice, basta mettere 3 gocce di trementina nel vaso da notte. Ecco, che all'epoca quello c'era. All'epoca era un freddo tremendo, non davano accesso al fondo. E allora avevano il comodino che si apriva e c'era il vaso da notte, e ora non si sa più cosa sia. Ora ci mettono i fiori nei vasi. Sì, e allora una volta sono andato a vedere i burattini dei Colla, quelli di Milano, e c'era Cappuccetto Rosso, delizioso, che la nonna scendeva dal letto, sbagliava e metteva un piede dentro il vaso da notte. Io ridevo, e i bambini delle scuole non ridevano. Dice, signora maestra, perché la vecchia c'ha una tazzina da caffè sotto il letto? Perché ormai anche i bambini più poveri hanno il water closed, l'acqua chiusa. E allora non vi dirò la poesia del vaso da notte, perché... Dai, ti diventa così poi! Paolo sarà qui a firmarvi a chi vorrà l'audiolibro, dici quella, così si chiude in bellezza. No, ti dirò, quelle porcellone che pubblicava Olindo Verrini sul giornale di Bologna. A nome di? Argia Sbolenfi. Un nome, Argia Sbolenfi, sì, che era un anagramma di una parolaccia bolognese. Sbolli nella figa. Beh, perché un tempo noi si rideva, dice, il fornello davanti, il baccello, lo zampillone si rideva. Ora se non lo chiami cazzo nessun capisce. È vero? Allora, Argia Sbolenfi ha scritto un intero libro, ce ne sono tante in dialetto bolognese che io non posso dire. Sai, io corro sulla bicicletta, questo ideal delle cavalcature, chi soffre di morroie o di bolletta mi insulti pure, e così via, ce n'è 20.000. E poi c'è il sigaro toscano. Il tuo sigaro toscano è una vera indegnità. Quanto più lo prendo in mano, tanto più mi fa pietà. Sembra trippa di vitello, sembra pasta che rinviene, sembra un pezzo di budello mezzo vuoto e mezzo pieno. L'ho palpato, accarezzato, l'ho succhiato in su e in giù, tempo perso e rovinato, oramai non tira più.